Acne Godzilla, ragazzi, ciao, come va? Oggi video confronto, situazione Italia confrontata con un altro paese che è un altro mondo chiamato Italia. Perché vedete, ragazzi, io considero l'Italia solamente quella regione chiamata Italia, quelle regioni chiamate Libia, Tunisia, oppure su al nord Svizzera, Austria, Francia, Slovenia, quelle già non le considero più Italia. Per me l'Italia è solamente il paese Italia, Italia. E oggi vi porto qui in Italia perché l'Italia è un altro mondo. Vi faccio vedere un po' di situazioni tipiche dell'Italia. Guardate, asfalto perfetto in Italia in confronto all'Italia. Oggi è un giorno di lavoratori, dove i lavoratori lavorano. Oggi è un giorno infrasettimanale. Guardate, in Italia ci sono le case hanno le mura, no? C'è l'asfalto, le strade sono fatte di asfalto e qui ci sono delle piante e le piante possono essere verdi. Vedete, qui dietro a me c'è una casa, le case si trovano solamente in Italia, non in quell'altra Italia. Adesso qui c'è un marciapiede, per esempio, vedete il marciapiede. Oggi, vedete, il cielo in Italia è blu, quando non ci sono le nuvole è blu, qualche volta quando c'è pioggia il cielo è grigio. Poi ci sono ogni tanto delle situazioni del genere, tipo questo cancello un po' arrugginito, ma non ve ne parlerò io, parlo solamente delle situazioni belle. Vi mostrerò solamente le situazioni belle di questa Italia, nasconderò quelle brutte invece, così mi conviene al mio canale, ok? Tanto i miei followers si bevono di tutto e di più di quello che scappa dalla mia bocca. Vedete, qui c'è un giardino, e il muro può essere anche fatto di rocce. Allora vediamo un po', qui c'è addirittura un'immobiliaria dove vendono immobili. Cioè, ma vi rendete conto che qui c'è un negozio dove vendono immobili? Guardate che immobili, solamente in Italia ci sono questi immobili. Vedete l'albero a forma di albero, poi ci sono anche dei fiori. In italiano vuol dire fiori. Perché, scusate ragazzi, saranno 30 ore che non parlo italiano e il mio italiano è arrugginito. 30 ore fa lo parlavo molto meglio di ora è un po' arrugginito, non so se ve ne siete accorti, ma il mio italiano è un po' arrugginito. 30 ore fa era molto meglio, no ragazzi? Dunque ci tenevo a farvi vedere un po' d'Italia. L'Italia è un altro mondo. Guardate, qui c'è scritto affittasi info solamente in Italia. Le macchine in Italia, che è un altro mondo, sono a forma di automobile. Guardate, cioè, ma vi rendete conto, ragazzi? Questo è un altro mondo. Poi c'è un sacco di gente in giro, come vedete. Qui i soldi li spendono, no? Qui puoi lasciare una macchina parcheggiata e non te la rubano, non come succede in quell'altra Italia. Lì c'è un graffito, ma non ne parlo perché non mi conviene
Io voglio solamente mostrare il lato che mi conviene di questa Italia. Quell'altra Italia non vale niente, veramente. Questa è l'Italia. Guardate che via trafficatissima, c'è un sacco di gente che va e viene. Vabbè, magari oggi è un giorno di lavoratori, dove i lavoratori lavorano, dunque non c'è tanta gente in giro, però ho appena detto che c'è tanta gente in giro, dunque seguitemi bene, seguite il video fino alla fine, altrimenti non capite quei concetti lambrenedettiani che sono così profondi, perché io ragazzi io sono l'unico youtuber che studia prima di fare i video, prima di parlare di fronte a voi. Studio dettagliatamente, prendo tutte le informazioni possibili di modo che i miei video trasmettano qualcosa di utile, qualcosa di utile. Vedete ragazzi, guardate che palazzo tenuto benissimo, vedete, solamente in questa Italia, vedete piante dietro a me, le trovate solamente qui quando il sole splende, il cielo è azzurro, no, solamente qui succede, è un altro mondo, adesso vi porterò a far vedere un parco che esiste solamente in queste zone, vende, sì, vedete, addirittura vendono degli appartamenti in questa via, ok, adesso siamo quasi arrivati al parco che vi volevo far vedere, Allora, come si entra su questo parco? Non so come si entra, niente ragazzi, cioè è un altro mondo, l'Italia, in confronto all'Italia, resta un altro mondo, sentite, ci sono anche i cani, in questa Italia ci sono i cani, solamente qui è un altro mondo ragazzi, veramente, io non so come faccia la gente a vivere in quell'altra Italia, perché questa Italia è un altro mondo, poi ci sta, qualche volta io sbaglio, ma raramente, poi faccio i video dove mi scuso dell'errore, ho fatto solamente un errore durante la mia carriera di lambrene che ha detto, ho fatto solamente un errore, mi scuso, però sulla cosa lì dei bitcoin ci ho azzeccato, avete visto, cioè, ci ho azzeccato, è andata esattamente come ho detto io, come ho previsto io non sono un maestro della finanza, ok, ma sono un maestro di vita, io le azzecco il 95% delle volte, minimo 90%. Ragazzi, da questa Italia, che è migliore di quell'altra, è tutto. Iscrivetevi al canale e andate anche sul mio Patreon. Andate sul mio Patreon, perché sul Patreon ogni tanto pubblico video che non hanno assolutamente senso, ma siccome ho bisogno di un po' di soldi, io faccio questi video a chiappa visualizzazioni solamente per fare qualche soldo. Dopo ogni tanto do qualche informazione utile, ma il più delle volte faccio titoli clickbait, faccio titoli a chiappa visualizzazioni. Non mi importa tanto di dare informazioni utili, ma più che altro mi importa di parlare, straparlare. Capito? No, io parlo e straparlo, come dice quel signore, no? Lambrenedetto che parla e straparla, le perle di Lambrenedetto che parla e straparla. Boh ragazzi, devo arrivare a 10 minuti di video almeno, e questo video mancano 20 secondi per arrivare a 10 minuti, altrimenti monetizzo meno, ok? E da questa Italia, che è migliore di quell'altra Italia, vedete qui ci sono le case, vedete ci sono addirittura le antenne dietro di me,
qualcosa che c'è solamente qui in questa Italia. Ragazzi, statemi bene, un bacio, un abbraccio da Lambrene, che ha detto ciao.